Cari amici appassionati di orologi, ben trovati. Oggi andremo alla scoperta del nuovo segnatempo, il marchio, lo conosciamo già, sempre più apprezzato nel mondo, sempre più apprezzato anche nella community di appassionati italiani di microbrand. Si tratta di Phoibos, un'azienda che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo dei propri segnatempo, ma anche un ottimo gusto estetico nella loro realizzazione, che poi è quello che fa la differenza nella scelta finale di ognuno di noi. La scheda tecnica è fondamentale, ma se un orologio non piace poi non viene comprato. Quello che vedremo oggi è un orologio subacqueo che per ora rappresenta un po' uno simbolo. Infatti Phoibos ha pensato di realizzarlo guardando alle stelle, guardando alle conquiste aerospaziali della NASA ed in particolare dedicandolo alla missione Apollo. Adesso ognuno può dedicare gli orologi che crea a quello che vuole. Io trovo dedicare un diver allo spazio un po' fuori tema, non completamente fuori tema, perché come noi sappiamo ci sono delle aziende che equipaggiano gli astronauti di orologi subacquei per le simulazioni a gravità zero degli astronauti che vengono svolte sott'acqua, ma non penso che Phoibos pensasse a questo quando ha realizzato questo orologio. Ciò che è importante è che però quegli spunti che sono serviti da ispirazione per la realizzazione del segnatempo e che sono diretta derivazione nel mondo dello spazio hanno fatto sì che il diver che è stato creato fosse veramente avvincente. A partire dai materiali utilizzati abbiamo infatti un titanio di derivazione aerospaziale che utilizza una particolare protezione antigraffio che si chiama UltraX, è un marchio registrato e che è in grado di sopportare la durezza di 800 Vickers. E difatti dopo le prove eseguite oggi e nei giorni scorsi l'orologio non dimostra neanche un segno, laddove invece l'acciaio, che è 5 volte meno resistente, già avrebbe mostrato qualche graffio, quantomeno nella chiusura deployante. Ma questo materiale rende l'orologio anche molto più leggero, circa un 30% in meno. Infatti l'esemplare che ho al polso, al netto delle 4 maglie che ho eliminato, pesa 122 grammi. Teniamo presente che il tattico TC1.3 UDT, che abbiamo visto nella scorsa recensione, è leggero per essere in acciaio e pesa 165 grammi. Le dimensioni dell'orologio sono ormai dimensioni universali, infatti abbiamo 42 mm di diametro per un lug to lug di circa 48 mm, uno spessore di 12,5 mm, il vetro zaffiro qua è piatto, quindi non sporge, con 3 strati di antiriflesso. Abbiamo poi il passo del cinturino, in questo caso del bracciale, di 22 mm. A sormontare l'orologio abbiamo una ghiera, anch'essa in titanio, 120 scatti, una ghiera molto precisa, anche se devo dire il grip è un po' scivoloso, forse per effetto del antigraffio utilizzato. Una delle parti interessanti di questo orologio è l'inserto della ghiera, retroilluminato con abbondante superluminova, ma non è ceramica, è anch'esso titanio trattato con DLC, quindi con Diamond Like Carbon, quel trattamento che ricorda il PVD per processo di realizzazione, ma è molto più duro. La ghiera, come vi dicevo, fa da cornice al vetro zaffiro con 3 strati di antiriflesso, un vetro zaffiro che è veramente molto limpido, al cui interno troviamo il quadrante. Un quadrante sandwich in 3 livelli, abbiamo un livello superiore che utilizza gli indici della minuteria in superluminova, uno strato intermedio, anch'esso con indici dei 5 minuti in superluminova, e poi c'è anche la parte sandwich che coincide con gli indici a 6, 9 e 12, mentre ore 3 abbiamo il datario.
La cosa interessante di questi orologi, che replicano la granulosità del terreno lunare, è che per i colori utilizzati si ispirano a quelli che sono i colori dello spazio. Io ho scelto il bianco, ma anche ad esempio della luna c'è uno splendido marrone che io sono stato indeciso fino all'ultimo sul prendere o meno. Nella parte superiore in alto rilievo il marchio Phoibos, il polpetto, nella parte inferiore la scritta Automatic 200 metri. La corona non si trova ore 3 ma ore 4 e insieme alla cassa spigolosa e al quadrante che ricorda quasi un quadro strumenti di Star Trek, richiama in maniera forte al mondo della tecnologia e in questo caso al mondo dello spazio. Due ampie spallette a proteggere la corona, corona con un ottimo grip che si svita e si riavvita in maniera molto precisa. Nella parte inferiore abbiamo un fondello molto ben fatto che ricorda le caratteristiche dell'orologio, tra cui ad esempio quella dei 200 metri di impermeabilità che questo orologio è in grado di affrontare. Nella parte centrale abbiamo un astronauta stilizzato, inciso e tinto di nero, che vola come fosse un razzo. Il bracciale, anch'esso completamente in titanio, così come la clasp, si sposa molto bene con la cassa dell'orologio, pressoché perfetto l'accoppiamento. Le maglie sono a vite, anche questa cosa gradevole. Per quanto riguarda invece la clasp, è una clasp molto basica. Siccome io conosco le clasp che impiega Phoibos, che sono di alto livello, ritengo che questa scelta sia dovuta per effetto delle costose lavorazioni del titanio. Questo è un orologio che, ricordiamolo, si porta a casa a 375 euro e tenendo conto del materiale utilizzato, del trattamento antigraffio, da qualche parte devono aver tagliato. Il calibro utilizzato è, adesso mi aspetto i commenti, il solito Seiko NH35A di Seiko. È vero, noi abbiamo appena visto il tattico TC1.3 che con calibro STP svizzero e due cinturini addizionali viene venduto su Kickstarter a 399 euro e se ancora il prezzo è quello vi consiglio di acquistarlo, ma ricordatevi che in quel caso stiamo parlando di un lancio di Kickstarter perché il prezzo definitivo è diverso, qua stiamo parlando del listino. Inoltre dobbiamo ragionare sul fatto che gli orologi non sono solo movimento e che il movimento non è l'unica cosa che costa in un orologio. Acciaio verso titanio con un trattamento indurente sicuramente vanno a colmare il gap, almeno a parità di prezzo di lancio, dei due orologi con diversi calibri. Al polso l'orologio con i suoi 122 grammi è un peso piuma, si indossa molto bene. 42 mm di diametro e 48 mm di lug to lug non sono per niente eccessivi e tra l'altro la corona a ore 4 aumenta ancora di più l'indossabilità. La luminescenza vede impiegati due tipi di superluminova, C3 BGV9, in base ai colori dei quadranti. Ci sono ben 15 strati di materiale luminescente e l'effetto è straordinario. Direi radioattivo, ma non lo dico più perché molti di voi mi hanno scritto: ma quindi ancora i pigmenti luminosi sono radioattivi? Ragazzi, lo capite anche voi che era un modo per indicare l'intensità del superluminova. Adesso dirò semplicemente che è molto forte, così non si spaventa nessuno. Ma cosa ne penso io di questo orologio? Beh, Phoibos ci ha da sempre abituati molto bene, questo segnatempo non fa eccezione. Certo, ispirare un diver al mondo delle missioni Apollo della NASA è molto coraggioso, però devo dire che questa ispirazione ha prodotto i suoi frutti. Il quadrante e le sfere sono molto belle e probabilmente se non si fosse pensato al mondo aerospaziale non si sarebbe usato il titanio, non si sarebbe usata la protezione antigraffio che è stata utilizzata, non si sarebbe realizzato un quadrante così come è stato fatto e non si sarebbero realizzate quelle sfere che ricordano i razzi che sono state fatte pensando ai razzi spaziali. Questo al netto di
un calibro basico ma comunque affidabile, e al netto di una luminescenza unica al buio fanno sì che questo orologio sia un ottimo orologio. Il prezzo 375 euro, fino a poco tempo fa si poteva acquistare anche con un piccolo sconto, purtroppo la recensione ha tardato ad arrivare perché l'orologio ha tardato per un problema di spedizione. Tra l'altro vi ricordo che in questo caso e anche per il precedente Phoibos io ho pagato dogana. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, noi ci diamo appuntamento alla prossima video recensione. A presto!